Amici di Vi Tiriamo in Ballo, Vi Tiriamo in Ballo, no, Vi Tiriamo in Cucina, siamo qui in provincia di Parma, ciao. Noceto, qui della Silvia, ciao Silvia. Bentornato. Ma grazie, io vengo volentieri da te perché insomma mi trovo bene, specialmente mangio bene, ma i nostri amici, guai per te, perché insomma gli viene appetito guardandoti. Grazie, no, va bene, io lo faccio guardando. Molto volentieri. Vai. Oggi propongo i bomboloni. I bomboloni, dai, i bomboloni che sono veramente molto buoni. Guarda, ci vogliono, adesso qua è per farvi vedere... perché i tempi sono quelli che sono. Comunque 500 grammi di patate. Ma adesso qui lo stai... Le patate sono calde, perché vanno calde le patate. Aggiungiamo lievito di birra, sbriciolato, lo sbricioli tutto. Esatto, perché le patate sono calde, quindi si scioglie. Allora, lievito di birra e le patate. Lievito di birra. Ma sai che non lo sapevo che nei bomboloni ci vogliono le patate? È una cosa tua o proprio... Ma no, è facoltativo, però... Limone grattugiato. Limone grattugiato, ragazzi. Sì. Vai. Zucchero. Zucchero, c'è una quantità precisa? Sì, dopo dico bene tutta dopo la lo dici dopo ricetta, nella ricetta finale. Mescoliamo. Vai, mescola con l'impasto. Prepariamo così appunto l'impasto. Vai così. Poi il burro. Però. Vai. Tutto dentro. Sì, tutto dentro. E vai, mescoli bene. Vedi che si sta sciogliendo. Si sta sciogliendo perché... Esatto. Praticamente... Perché dobbiamo sciogliere che si amalgami tutto. Si sta amalgamando bene. Esatto. Però vedo anche delle uova. Sì. Due uova piccole però. Spero che siano fresche, sì. Sempre, per te le vado sempre a prendere fresche. Nel pollaio. Ah, c'hai anche il pollaio. Sì, c'è tutto, ragazzi. L'orto, il pollaio, c'è tutto. Mettiamo le patate nella farina. Nella farina. Mescoli Iniziamo bene. Iniziamo a impastare. Sì. Vai. Aggiungiamo poi... Qui c'hai sempre il tuo in il silicone. Sì. Sì, è attrezzatissimo. Aggiungiamo le uova. Le uova, vedo che sta procedendo tutto bene. Sono uova un po' piccole, mi sembra. Sì, ma io in questa ricetta è metà dose perché, sai, dopo c'è da lievitare, quindi... Bene, vuoi questo? No, quello resta lì. Non lo vuoi. Poi ti spiego. Mi spieghi il perché? Sì. Fai così, comunque... Prepariamo l'impasto, che questo però si lascia, deve lievitare per un'ora. Ah, devi lievitare, devi lasciarlo lievitare un'ora. Sì, adesso poi dopo lo finiamo dopo con comodo. Dopo con comodo lo fai. Lo spostiamo. Vai, prendi l'altra... Prendiamo questo. Dopo questo cos'è? È l'impasto lievitato. Ah, amici, allora vedete, questo è dopo un'ora. Diventa così, praticamente. Esatto. Questo fra un'ora diventa così. Sì, lo coprite con un panno, prima una tovaglia, un canovaccio. Così diventa, sta più morbido. Esatto. Vai. Questa è cos'è? La farina, farina che mettiamo normale. Qua di grano? Sì, doppio zero. Doppio zero, ragazzi. Farina di grano normale. Sì, per i dolci uso questa. Vai. Poi fai delle tipo palline. Adesso sì. Aspetta, palline. Perché adesso questa è già lievitata. Perché stai dando la forma del bombolone praticamente. Sì, guarda, io adesso anche le mani. Vai. Poi comincio a girare così, metto un dito al centro. Ma praticamente è il bombolone che mangiamo la mattina a colazione. Sì, guarda. Ah, adesso guarda. Ah, lo fai girare come se fosse una giostra. Esatto, vedi? Così. Ah, ecco che hai fatto il buco. Il buco. Brava. Capito? Il buco. Poi, vai. Faccio la palla. Fai l'altro buco. Sì, perché vedi adesso ho le mani spalle. Il buco del bombolone. Sì. Vai così. Mettiamo il dito e giriamo. Ecco, sulla è una, tovaglietta, cioè, è una cosa naturale, cioè viene il buco proprio da solo praticamente, no? Giri. Giro. Ecco, e lasciamo, lo mettiamo qua. Andrebbe lievitato ancora per mezz'ora, 20 minuti, così, lasciato lievitare, ma tanto che quando uno li fa... Cioè, è bello molliccio, vero? Sì, deve essere morbido perché poi è la patata. Se no il buco non ci viene. È la patata. No, il buco viene lo stesso, però... Ecco, viene un altro buco. È divertente, vedi? Ma è bello, cioè anche per i bambini magari a casa che stanno guardando, magari si divertono con la mamma. È il pongo il dito. Sì, magari si divertono a passare qualche momento con la mamma, intanto cioè, unite l'utile al dilettevole. Sì. Vai così, un altro buchetto. Questo, questo è il buco. Il bucone. È un bel bucone, ragazzi. Ogni buco ha le sue misure, insomma. Sì. Dai. Comunque, adesso lasciamo lievitare ancora un po'. Quando adesso io le friggo subito perché il tempo... Queste le frigge allora. Sì, adesso andiamo un attimo che mi lavo le mani. Vai, 2 secondi. Spostati. Op. Ragazzi, guardate che intesa. Non solo cucina, ma anche ballo. Vai così. Ma qui vedo che c'è anche una... L'olio. Hai messo l'olio. Devi accendere il forno qui. Il forno, cioè il gas. Il fuoco. Vai Silvia. Hai acceso quello giusto? Sì, Vai tranquilla, fai finta di essere a casa tua, che devi fare? Allora, adesso vediamo se è pronto. Sì.
L'avevo già messo a scaldare. Ne hai messo un piccolino per vedere. Sì, se è pronto. Comunque, se mai nel frattempo. Mandi un po' una canzone? Sì, dai, cosa mandiamo? Omar Lambertini, dai, sì. Omar Lambertini che piace molto, un grandissimo artista, scrive canzoni per tanti cantanti. Omar Lambertini per voi. Viene già la colina. Ne sì. Puoi tirare su qualcuno? Un attimino, due minuti che dopo. C'è l'olio che sì. Proprio sta, eh. Sì, devono venire ben cotti anche all'interno. Ora li scoliamo. Poi una mano col piatto? Non no, so grazie. Che... No. No, guarda, adesso poi ti spiego. Perché c'è anche lo zucchero semolato. Ah, zucchero semolato. Che li rotolo dentro. Allora adesso sono pronti, li tiri fuori? Sì, no? Sì. Vai, uno, due, e li tiri via l'olio perché dopo non hai visto il mio dito magico, che bel buchetto? Eh sì, devo dire che è diventato veramente un bel buchetto. Hai visto? Sta veramente molto bene. Pronto per essere affinato con una bella forchetta. Vai, adesso cosa metti? Guarda, adesso mi metto qua. Vai, mi passi sulla mia destra, io vengo sulla tua sinistra. Guarda, li passiamo qua. Ecco, lo zucchero filato. No, non è filato, semolato. Semolato, lo zucchero semolato. Semolato, li passiamo qua. Vai così, li fai proprio. Anzi, guarda, un bel bagnetto. Se vuoi li possiamo aggiungere a questi. Infatti li puoi aggiungere, ci hai messo anche i coriandoli perché insomma è un sì, po' il periodo, no? Sì, generalmente. Vanno molto però, per carnevale, no Silvia? Sì. Questi bomboloni. Oh, vanno sempre. Vanno sempre, no, quelli... Però questi sono i bomboloni col buco, perché io sono abituato anche il bombolone tutto sì, intero. Sì, che lì ci va dentro una crema, al cioccolato. Questi non hanno dentro niente. No, questi vanno mangiati così. Vanno mangiati così, ragazzi. Questi sono i bomboloni da Silvia, se sì. Vuoi dire gli ingredienti, sì, Silvia. Sì, bomboloni, allora bomboloni, ci vanno 500 grammi di patate. Patata. 600 grammi di farina. Farina. 4 uova intere. Sì. Buccia di limone. Sì. 50 grammi di lievito di birra. 50 grammi di burro. 100 grammi di zucchero e poi dopo fai l'impasto. L'importante è che le patate siano calde, vanno impastate con la patata calda, perché se è fredda, no. La patata fredda, il lievito ragazzi, non si scioglie, vuole calda. Si fa l'impasto, vai. Si copre con un telo e un panno e si lascia lievitare per un'ora, vai. Poi hai visto, fai le ciambelle. Posso toccare? Sì, anzi puoi mangiarla. Posso sentire magari questa che è più fresca. È più fresca. Beh sì, no. Questa ragazzi è la, insomma, è la... E poi le lasci lievitare un'ora, fai le ciambelle come ho fatto io e si friggono. Insomma, bombolone col buco, vai. Sì. Ah, sì, ragazzi, buon appetito. Vi tiriamo in ballo con i bomboloni. Ciao. Ciao, ciao Silvia. Tutti.